Strumento fondamentale per il mondo dell'edilizia, il nuovo elenco dei prezzi della Regione Umbria è in vigore dal 1 gennaio 2017. Questa nuova edizione, riveduta, aggiornata e integrata, è stata presentata nel capoluogo umbro nella sede del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Perugia. I professionisti del Perugino e del Ternano hanno infatti in questi mesi collaborato attivamente con gli uffici regionali, contribuendo alla verifica dei prezzi e alla revisione di alcuni capitoli. Le stazioni appaltanti oggi sono, diciamo così, sollecitate, pressate rispetto a normative di carattere nazionale. Lo strumento che oggi presentiamo è fondamentale esattamente per rispondere a quello che le leggi nazionali impongono appunto alle stazioni appaltanti, di avere trasparenza e di avere anche economicità per la pubblica amministrazione, nel caso specifico della pubblica amministrazione, e anche speditezza, diciamo così, nel rispondere a quello che è le necessità, appunto, le richieste del mondo economico. È indispensabile nella fase di preventivazione per realizzare un budget sulle costruzioni, quindi per avere una certezza o quantomeno un riferimento più o meno approssimativo di quella che può essere l'ordine di grandezza delle spese da sostenere. E successivamente è uno strumento di controllo nella fase di accertamento dei lavori, quindi di contabilità dei lavori. L'elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnici, infrastruttura e rete, lavori stradali, impianti sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche e l'elenco regionale dei costi per la sicurezza, è questo il nome completo del testo, si compone di 28 capitoli per un totale di 800 pagine. È stato completamente rinnovato il capitolo degli infissi, con l'inserimento degli infissi in legno e degli infissi in alluminio. Viene finalmente utilizzato il legno come elemento strutturale e calcolato come elemento strutturale. Lo stesso vale per l'acciaio, che è stato che già c'era nell'elenco prezzi ma era conforme, diciamo, alle vecchie normative. Altra cosa molto importante è stato inserito dentro i dispositivi di protezione collettiva, che sarebbero le cosiddette linee vita che si mettono sui tetti, sono state completamente revisionate dopo 2 anni di prova. E proprio l'aspetto della sicurezza è stato più volte sottolineato durante l'incontro. Il Preziato dell'Umbria è stato uno dei primi che si è occupato del tema della sicurezza. Tra l'altro ci sono numerose voci e talvolta anche innovative per il tema della sicurezza. Si è tenuto conto di una miriade di voci e di casistiche.